siamo qui grazie a CNA, ma con tutti gli artigiani, artisti, iscritti e non, per offrire e chiedere una parola, un aiuto al Comune di Firenze, alle istituzioni, affinché si ricordi delle sue origini, delle sue radici, e che Firenze è legata in modo indissolubile, come una maglia proprio, al territorio, agli artigiani, agli artisti che ne fanno parte integrante, proprio come ci ricordava anche l'architetto Giovanni Michelucci. Non si arrendono neppure sotto la pioggia battente. Sono gli artigiani del settore artistico e tradizionale della città metropolitana di Firenze che questa mattina hanno organizzato un presidio installazione in Piazza della Signoria per dare il calcio di inizio a Di Mano in Mano, l'iniziativa organizzata da CNA Firenze per riportare l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica su questo specifico settore, costituito prevalentemente da piccole imprese con limitate risorse finanziarie, certamente non sufficienti a poter reggere l'attuale situazione economica di stallo che si sta protraendo da troppo tempo. CNA ha organizzato un'asta attraverso i presidenti dei mestieri dell'artistico tradizionale e su proposta di questi presidenti e portavoce, che verrà svolta online in un apposito gruppo Facebook creato per l'asta. L'attenzione alla coesione sociale e lo sforzo che tutti noi dobbiamo fare per promuovere azioni di sostegno a chi è in difficoltà, e dall'altro la grande attenzione che merita l'artigianato fiorentino, che deve essere supportato non solo a livello locale ma anche a livello nazionale da misure dedicate. In questi giorni il sindaco ha rilanciato la richiesta di una legge nazionale per l'abbattimento degli affitti e rilanciamo il tema dell'abbattimento del carico fiscale su queste attività che da molti mesi sono ferme, perché essendo attività meravigliose che parlano al mondo soffrono più di altri la mancanza della circolazione delle persone, un po' come avviene per la nostra città, che ha un valore straordinario, un patrimonio meraviglioso e dunque è una città certo dei fiorentini ma anche del mondo, e che soffre più di altre l'interruzione delle relazioni. Dobbiamo resistere in questi mesi così difficili, dobbiamo sostenere in questi mesi così difficili l'artigianato, e invito tutti i fiorentini per questo periodo natalizio, quando faranno regali, a comprare fiorentino. Comprate dai nostri negozi, dalle nostre botteghe, perché oltre a fare bei regali che piaceranno sicuramente, avremo aiutato le nostre imprese, i nostri lavoratori a resistere in questi mesi di difficoltà.